Nello scorso video sono andato di nuovo a fare visita al fantastico Senpai Luigi nel suo Iron Dojo in Franciacorta. Ed infatti, grazie alla spiegazione del Senpai, abbiamo avuto modo di vedere un po' cosa sono questi fantastici kata, ovvero le forme nelle discipline marziali, mostrandoci innanzitutto alcuni kata sulla respirazione. Fino ad arrivare alla parte un po' più pratica in cui andavamo proprio ad applicare questi kata negli esercizi pratici in palestra. Nel video di oggi però andiamo a focalizzarci un po' di più sul lato pratico di questi kata insieme al Senpai Luigi per vedere la loro applicazione non solo dentro il dojo ma anche fuori in un contesto di difesa personale per strada. Quanto aiuta la disciplina marziale di in percentuale a quel tipo di paura? Dovessi dare una percentuale. All'80%. Ok, quindi già buona parte di questa cosa. L'80% perché tu in ogni momento puoi ricordare che è il kanji. Perché in ogni momento della tua vita basta anche un simbolo visivo, un pensiero e tutto. Entri in un ambito da combattimento. Entrando in quell'ambito da combattimento tutti gli avversari cominciano a essere più lenti perché la tua visione cambia, perché sì, c'è anche un concetto. Chi è abituato al combattimento, ad allenarsi e tutto, ha delle visioni rallentate degli altri, perciò io il calcio che 30 minuti, 30 secondi prima non avrei mai visto, è rallentatore, perciò bam, io vado a parare, so che devo fare lo giro, perché l'ho fatto migliaia di volte, si innesca il meccanismo del guerriero, quella, per quella figura valorosa che è dentro ognuno di noi e che va allenata, che non è la violenza. E infatti io volevo ricordare questa cosa, che se tu combatti questo tipo di paura, soprattutto qua in palestra, sei molto meno propenso dopo a utilizzare la violenza per difenderti o per dimostrare qualcosa. Assolutamente. Questa è una cosa che deve passare, ragazzi, perché è una cosa che spiego in tutti i video, ovunque, in qualsiasi disciplina porto sul canale, cerco di spiegare questo. Assolutamente. Se tu ti alleni in un certo modo, ti togli la paura che ti togli è la paura che molte volte ti fa fare le cavolate. Assolutamente. È proprio l'insicurezza. L'eccessiva risposta alla paura. Quando ti senti inferiore perché hai paura di essere inferiore, allora cerchi in qualche modo e non ragioni e fai qualche cazzata. Giusto. Quindi, e poi non torno indietro. È una disciplina, è uno sport, è una cosa mentale, fisica, tutto quanto che ci aiuta comunque. Assolutamente. La gestione del dolore, la sicurezza in se stessi, la meditazione del dolore. Perché io posso prendere il dolore in due modi, chiamiamoli così. Uno, bam, mi butto a terra, penso, è finita lì. Due, tiro un qualunque colpo e comincio a ragionare dicendo devo rimanere indietro, okay. Devo girare, devo raggiungere me stesso, perché me stesso non si vuole arrendere in quel momento. Allora provo e diventa una forma meditativa che mi migliora, però io so quando fanno male determinati colpi. Allora, torniamo al discorso di prima, nel kata vado a trovare non la forma lesiva, ma la forma, nel mio caso perché ci lavoro, non lesiva. Perché il kata è un testo che ognuno di noi deve leggere, deve applicarsi, che non comprenderà per tanti anni. Alcuni non lo comprenderanno mai, perché non fanno il mio lavoro, perché non hanno interesse a comprendere per tanti motivi, però è un testo che va letto, non ci sono le lettere ma è un testo, perciò è una qualcosa di per me sacro, perciò quando sento parlare di karate senza kata mi... non lo so, mi è sembra una cosa come... un po' castrata nella disciplina. Sì, vai, allora fai kickbox, fai muay thai, fai qualcosa dove non ci sono, vai a togliere una parte veramente essenziale che io... adoro. Non l'apprezzavo da ragazzo, perché da ragazzo non li capivo. Perché magari era noiosa, all'inizio può sembrare noiosa. Non li capisci, continui a pensare a una danza, poi ti trovi in una rissa e dici cavolo devo mettere a terra quella persona che mi sa fargli male. Allora ti viene in testa, cavolo c'era il kata, quando come porto quello che pesa 130 kg fuori e non gli devo spaccare la faccia perché è giustamente il mio lavoro. Allora arrivi là, placchi, posti, giri, e poi cominci a portare fuori, vedi che ci riesci, dici cavolo ma pesa 130 kg, ora cioè, come... tipo da qua se bravo, ora fare...
come lo devo girare perché lo devo mettere a terra senza fargli male. Allora prendo, questo che cos'è? Questo è Kanku. Questo è Kanku, uno, due, questo è Kanku. Kata, c'è tutto nel kata. Perciò il concetto è lì. Questo è Kanku. È molto interessante questo lavoro. Il cervello arriva a un punto ma infatti io spero che tramite questo video si capisca poi oggettivamente la pratica di queste cose, perché purtroppo nessuno le spiega. No, non c'è una, soprattutto vabbè, qua in Italia si parla poco di discipline marziali, non ci sono tantissimi video che parlano, si parla più di teoria e poco di pratica, quindi la gente non ha un'idea magari pratica di ok, ma cosa serve, cioè se io imparo questo cosa serve. Ora vi ho portato qualche esempio comunque pratico di una persona che l'ha utilizzato nella vita, non so, nel dojo, e che vi conferma ragazzi che c'è tutto nel kata. Chi non legge il kata è solo perché non vuole leggere o perché non sa leggere. Vuole solo sono combattere, scusa, sono vuole scusa, solamente. Sono scuse, ma anche per combattere serve il kata. Shan, abbiamo uno dei più grandi maestri in Italia, che Shan Tsutomu Wakyuji, dice sempre: quando il tuo kumite comincia ad avere delle pecche, torna indietro. Kion, Hidogeiko e Kata. Tornare alle basi. Cosa sono i Kion? I Kion sono le tecniche da fermo, l'Hidogeiko sono le tecniche in movimento, il Kata le tecniche che abbiamo fatto sequenziate. Perciò lui dice ritorna lì, perché sicuramente c'è qualcosa che nel tempo, al posto di migliorare, si è deteriorato e devi andarlo a ricercare là, nella posizione. Sosai diceva sempre: fai un combattimento, concentrati a mantenere la posizione. Ci sono dei messaggi molto profondi in queste parole, sia di Shan Tsutomu Wakyuji che del fondatore Sosai. Però chi ha tempo e volontà di capirle? Quella è la domanda che mi devo fare. Chi ha tempo e volontà di capire il maestro Igoro Kano quando spiega lo judo, da cosa nasce? Perché dobbiamo avere la volontà di capire che cosa è. Perché non l'hanno creato perché si sono svegliati la mattina come fanno ora in tanti, cioè, e si inventano stronzate incredibili, scusate il termine. No, ma è vero. Alcune forme di balletti, chi fa i balletti diversi. Cioè un coltello con le mani non lo puoi prendere. Purtroppo questo è un altro messaggio che deve passare, la gente non lo puoi prendere. Ci sono i disarmi da coltello, io disgraziatamente l'ho fatto, però il mio lavoro mi impone un metodo. Che cos'è? Io sono con la persona, dai, per piacere, tranquillo, io già sto sentendo cosa addosso, perché lo so che poi da un momento all'altro non lo sto palpeggiando, io sto cercando di capire se ha armi o qualcosa intanto. È una cosa di previsione. Logico, si lavora con la previsione. Quando me l'ha uscito così e comincia a fare così, sì, magari io ci riesco, glielo è capitato, ma non te lo posso insegnare, perché il giorno che io ti insegno una cosa e tu mi vieni al dojo squartato su un braccio, vabbè, è meglio che chiudo, cioè è meglio che mi tolgo la cintura e me ne... Perciò io ti posso insegnare. Stai attento. Cosa fare prima? Perché stai, ci sono delle cose per evitare determinate cose. Se io sono lì e c'è la persona che mette una mano in tasca, a me interessa questo, perché... E lui poi mi dice: no, guarda, sto prendendo il telefono, ma io in un momento non ti sto facendo niente, da qua in poi posso fare quello che vuoi. Decidi tu. Mi fa: no, sto prendendo il telefono. Sto prendendo il telefono. Lo giro dietro. Porto in controllo. Non ce n'è di chiacchiere. Per quello devo essere anche forte. Le arti marziali non sono per l'arte soave di pochissimi maestri incredibili, testa, come i Grace, che ragazzi riescono a fare tutto con molta leggerezza. Ma quando io devo bloccare un braccio qua, io devo avere una forza di spinta. Se io non sono abituato a tenere delle masse, io provo a tenere forza, eh? Se io non sono abituato a tenere delle masse, non ce la faccio. Se lui prova con me, no, vedi, kata. Mi alzi? Certo. Mi sta alzando. Kata, vi ricordate Tensho? Sì. Sono uscito alla sorpresa. Kata. Tanti stanno lì a fare tutte... Cioè io proteggo, controllo, esco.
uso pure il mento, se hai notato. Vero, ho sentito la spinta sul... Usi tutto. Cavolo. Quando sei in un'aggressione, devi usare tutto. Perché io nel momento in cui sono qua, bam, sono uscito, blocco. Qui sono in una situazione da combattimento. Allora posso entrare. Quando sono molto chiuso, non ho molto da fare. Perciò qua c'ho da fare. Con il mento spingo sopra i trapezi e porto giù. 10, 10, non è un dolore, se te lo faccio da solo dà fastidio, ma non è. Ma se io faccio 1 e 2, ti vado segando. L'albero lo taglia alla base. E si sente un sacco. So, la... Perché ti sto tirando il collo, non lo puoi portare in contrazione. Esatto. Perché colpire è facile. La cosa è facile perché il concetto è. Però tenere qualcuno che sta continuando senza fargli male è quasi impossibile. Da, da cosa io ho cominciato a ragionare su questo? La lotta di Sosa con il toro. Ha combattuto con un toro? Sì, c'è pure video. Proprio vedo la gestione di questo animale che continua a prendere le corna, ma a un certo punto gli rompe il corno. Però è la gestione di questo animale che lo sbatte, lo muove. Allora ho detto, questo mi servirà nel lavoro. Questo è Kyokushinkai. Allora io quando comincio cerco sempre di non fare male. Taglio la distanza per evitare anche di qualcuno che mi faccia male. Cerco di controllare che non ci sia qualcosa che non capisco addosso, perché devo stare attento anche a questo. Perché fare male è semplice, nel momento in cui siamo lì, giusto? Io sono in una linea centrale, ragazzi, cioè questo è karate. Cioè quando ti parli di karate non serve a niente perché non lo sapete praticare il karate. Quando la persona arriva, bam, queste sono linee centrali. Gli sto lasciando le mani perché una volta che sono così io so dove sono le sue mani. Non posso neanche parare, non posso neanche. Perché mi stai bloccando le mani? A me fai una cortesia, se ti do le mani e me le prendi, mi fai una cortesia. Nel momento in cui le lascia, entri sotto. Non hai bisogno obbligatoriamente dei pugni. Hai sempre punti di vista. Un concetto anche uno, Huracan, la rotazione. Quando io ruoto, poi entro con gli Huracan. Quando arrivano questi fanno male. Se io poi faccio 1, 2, 3, chi ti sta di fronte comincia, questo già un karate d'attacco, io non lo posso fare, non lo farei mai, non sarebbe il mio genere, perché oggi siamo nel 2022, non siamo nel dopoguerra, non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, perciò vado a studiarmi qualcosa che nel momento in cui io già comincio a legare, comincio a ragionare, blocco, sento dove posso fare forza, dove meno. Ora ad esempio lui si sta stancando, io no, poi quando c'è gli do peso, quando è il momento è tutto, lo posso portare a terra. Anche quando porto a terra non li faccio sbattere mai, infatti ormai tipo tante volte anche quando capita che vado a fare le proiezioni li tengo, perché mi spavento che magari sbatto la testa e tutto. Però vedi anche questo genere di proiezione, 1, 2, 3, questo è karate, è sempre kata. Questo è Pinan Sonoko. Ed è 1, 2, mamma mia, 4. Sembra una facilità assoluta. Il kata fa questo, 1, 2, quello che abbiamo fatto è una proiezione. La cosa, io l'ho provato in prima persona, ma spero che si trasmetta questa cosa da me e dal maestro, dal senpai Luigi. Senpai Luigi. Spero che si trasmetta questa cosa, perché se la capite anche voi,
andate comunque a provare, giustamente. Sì, sì, andate a provare. Cercate i dolci. Perché uno ha bisogno comunque della parte di provarlo sulla propria pelle per credere determinate cose. No? Perché uno magari può dire, vedo il video, dice, ok, il maestro è grosso, è facile. Io sono magrolino, magari non sono capace per la cosa delle prese, non ho mai lavorato sulla lotta a terra. Assolutamente. Però ragazzi, vi assicuro che non è così. È questione di baricentro. Si sta spaccando tutto. No. Tante volte io vedo sempre determinati video che vanno a fare questo. Giusto, tu dicevi, cavolo, lo butti a terra, non è vero, poi basta che esce questo braccio, poi così, butta a terra a me. Perciò perché? Perché il mio baricentro è perdente, perché sono più alto da suo. Ah, sono a terra io. Perché ti spiegano, ah, tu fai qui, non funziona, cadi tu, se lo fai con me cadi tu. Se tu devi fare questo, uno, il tuo baricentro è qua, il mio è qua, il mio era più basso, fallo tu. Non lo può fare. Perché il mio baricentro più basso è dominante, perciò è scienza. Mamma mia, assurdo ragazzi, assurdo. Mi è capitato che qualcuno è arrivato qua e qua là, poi ho scoperto che facevano altro. Boom! Io non pratico judo, non pratico brasiliano jiu-jitsu, io amo il brasiliano jiu-jitsu, amo lo judo, però non lo pratico. Ma il concetto è il baricentro, è il karate. Sì. E lo trovo nel kata, perché nel mio regolamento di combattimento non c'è. Perciò se un bob lo so, è perché è nel kata. C'è lo sguardo, il cambiamento di sguardo, perciò prima sto facendo qualcosa là, poi cambio qua, poi colpisco. Perciò c'è un cambiamento. Questo perché? Perché io posso, nel momento in cui ho bloccato lui, in una situazione seria, io devo guardarmi anche se ho qualcuno dietro, devo potermi muovere. Le gambe del Kyokushin sono molto potenti e molto elastiche per questo, perché in questo momento ci sei tu là. Perciò io sto tenendo lui, bam, sto ragionando con lui, ma io nel frattempo devo controllare, posso usare lui, me lo porto dove serve, però se non ho postura e posizione non ce la faccio a dominarlo. Senpai Luigi. Arigato gozaimasu. Ossa, arigato. Doppio mano. Così? Ok. Ossa, arigato gozaimasu. Grazie mille senpai, veramente ragazzi, spero che passi tutto il messaggio che abbiamo fatto, cercate, in questo video. Cercate il dojo di Shan Tsutomu Wagyuchi. Perfetto, che si trova qua in Italia, giusto? Il dojo è a Messina. Ok. Il dojo autorizzati da Shan, il livello è sempre molto alto. Perché tanti ci chiedono palestre, puoi fare qualche dojo, nome di palestra? Ai KK, Caltanissetta vi consiglio a San Gatardo da Sensei Crucilla. Bologna c'è Sensei Edmondo Versi, sul Trentino è Sensei Caviola, perciò... Ok, pochi, abbiamo già fatto qualche nome, quindi buoni. Abbiamo già preso io per ora no, non vendo prodotti per ora, cioè, state sereni. Come mai, esatto, per concludere, no, come no, mai il mio lavoro hai è deciso la, di farlo come il lavoro passione. È la sicurezza e okay. Tutto, ci saranno dei progetti sul Kyokushinkai, ma più che altro per l'amore per il Kyokushinkai che ho passione e voglio che si evolva, ma lui, io per me è un'entità il Kyokushinkai, perciò si evolva lui, a me non è il mio lavoro, per me è solo il mio amore più grande. Che belle parole. Ragazzi, os, senpai, os. Grazie, ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ricordatevi di iscrivervi. Oi!